Orgoglio col diretti, questo è il motto scelto dall'associazione che compie 80 anni. Celebrazioni e assemblee in tutto l'Abruzzo e in tutta Italia sui temi più importanti che riguardano il settore sul territorio regionale e non solo. Dalla raccolta firme europea per l'origine obbligatoria su tutti gli alimenti alla fauna selvatica, passando per le questioni ancora aperte in Europa e arrivando alla moratoria dei debiti a favore delle aziende agricole che hanno investito che in questi ultimi 2 anni hanno subito l'aumento dei tassi di interesse e forti problemi reddituali. Assemblee nelle 4 province abruzzesi, noi siamo stati a Pescara, all'Auditorium Petruzzi, dove sventolano le bandiere gialle. Il direttore di Coldiretti Abruzzo, Roberto Rampazzo. Qual è lo stato dell'agricoltura nella nostra regione? L'agricoltura nella nostra regione è un'agricoltura che ora come ora ci sono delle sofferenze dovute anche lo scorso anno purtroppo alla pronospora che ha decimato i nostri vitigni, soprattutto nella provincia di Chieti. La nostra agricoltura comunque è in una fase, a livello abruzzese, è una fase anche di cambiamento. Con le nuove tecnologie, con l'agricoltura 4.0 e soprattutto va a coinvolgere anche molti giovani. Difatti a livello di domande del PSR, insediamento dei giovani, aumentano sempre di più e purtroppo i fondi regionali non bastano, del PSR non bastano più. Quindi è un'agricoltura che sta cambiando, un'agricoltura che sta adeguando ai nuovi tempi, alle nuove tecnologie, ma soprattutto anche nell'ambito dei consumatori. Alessandro Apolito, capo del servizio tecnico della Confederazione Nazionale. Parte la raccolta di firme per una proposta di legge popolare, ce ne parla? La proposta di legge popolare per cui puntiamo a raccogliere 1 milione di firme in tutta Europa riguarda proprio l'etichettatura dei prodotti. Abbiamo bisogno di avere l'origine chiara della materia prima, degli alimenti e quindi ci impegniamo in questa grande mobilitazione internazionale. Raccoglieremo le firme, ripeto, collaborando con le organizzazioni agricole anche di altri paesi europei. Puntiamo al 1 milione di firme per costringere la prossima Commissione europea, che nascerà dopo giugno, a finalmente fare un passo deciso in avanti. Abbiamo l'etichetta trasparente su pochi prodotti grazie proprio alle nostre mobilitazioni, penso alla carne bovina, alla frutta, all'olio, ma ognuna di queste etichettature è arrivata dopo qualche tragedia. La carne bovina è arrivata dopo la mucca pazza, la frutta dopo l'Escherichia coli. Diciamo all'Europa, non è possibile che muoia qualcuno per avere trasparenza di etichetta. Nessuno deve temere la trasparenza, noi non siamo contro le importazioni, siamo contro le importazioni sleali.